5 secondi, buongiorno, buon martedì 27 febbraio. Buongiorno a tutti voi che avete scelto di svegliarvi con noi. Buongiorno al nostro pubblico. Giacomo, buongiorno. Buongiorno a te, grazie, buongiorno. Voglio fare anche il buongiorno a quelli che non hanno scelto, quelli che magari sono finiti per caso sul 28. Beh, rimaneteci, anche se ci siete finiti per caso, perché vi promettiamo che vi faremo vedere cose belle. Avete già intravisto lo studio di questa mattina? Dei fiori secchi, delle composizioni da una parte, un tavolo misterioso dall'altra, quindi qualche spoiler c'è. E qualche cosa ve la diciamo, perché oggi vi faremo fare dei viaggi bellissimi. Vi portiamo oggi alla festa di San Gabriele della Dolorata, andremo a Teramo al suo santuario, poi ancora vi porteremo a Greccio. Ma prima queste cose qua, che cosa saranno? Grazie Giacomo, vogliamo svelare subito tutto? Secondo me manca qualcuno. Chi manca? Secondo me manca una persona, manca... Io vorrei iniziare con qualcosa di magico. Sentiamo. Stamattina. E allora vorrei dare il buongiorno a Mago Magone, fra Adriano Apollonio. Buongiorno, buongiorno Adriano. Però se compare un mago, qualcun altro si eclissa, e quindi con una mossa di magia io me ne vado e ci vediamo fra un po'. Ma ci ritroviamo dopo, Giacomo, perché tu riapparirai. Buongiorno, Adriano. Sì. Buongiorno. Allora, vediamo un tavolo con una corda, delle carte. Sì. Cosa facciamo questa mattina? Iniziamo subito? Ma iniziamo subito. Allora, quello che mi è stato chiesto è, dice, guarda, questo è il tempo della Quaresima, no? Il tempo della Quaresima è un tempo bello, importante, perché è il tempo che ci viene chiesto di fare un percorso, no? Di rivolgerci, no? Cioè di lasciare lo specchio che noi guardiamo per cambiare sguardo e cercare Gesù, no? E in questo percorso comprendiamo che noi facciamo degli sbagli, no? La nostra vita è costernata di sbagli. Abbiamo un desiderio bello dentro il cuore di fare il bene, ma poi spesso non ci riusciamo, sono i nostri peccati. Ma quando pecchiamo, Dio ha inventato una cosa simpaticissima che si chiama la riconciliazione. Per spiegare questa cosa ho portato questa corda, che appunto sembra una corda normale, ma in realtà è la corda della riconciliazione. Cosa vuol dire? Perché da una parte ci siamo noi e dall'altra parte c'è Dio. Dio. Se noi stiamo attaccati a Lui non ci può succedere nulla, perché se sto per inciampare e cadere, Dio, che è di là, tira la corda e io rimango in piedi, no? E questo... Allora, nella fiducia dobbiamo proprio credere a questa cosa. Noi abbiamo tanta fatica nella riconciliazione perché abbiamo un'immagine erronea di Dio. Se comprendessimo che Dio è Padre, ci vuole bene, andremmo con più serenità. Allora cosa succede? Che noi vorremmo fare il bene, ma succede questa cosa, che ogni tanto, anche quando non vorremmo, guarda, ti lascio, facciamo un peccato. E quando si fa un peccato, che succede? Devo tagliare? Sì, forte, guarda. Che succede? Che ci dividiamo da Dio, ci facciamo male, creiamo una ferita. Possiamo far finta di nulla, vedi? Ma il segno c'è e rimane. E l'esperienza ci dice, cara Grazia, che nella vita mica si fa solo un peccato, no? Fanno un sacco di peccati, ma ogni volta che si fa un peccato, che ritaglio? Succede? Ritaglio? Sì, che ci dividiamo da Dio. Possiamo far finta di nulla e dire, guarda, ma no, non si vede nulla, no, è proprio, no. Ma il segno c'è e rimane. Allora Dio ha inventato questa cosa simpaticissima che si chiama la riconciliazione, cioè andiamo da un sacerdote e gli confessiamo i nostri peccati e torniamo ad essere uniti a Dio. Fra Adriano! Ah no, aspetta! Io non stavo no, capendo, no, ma infatti, però. Ma perché? Perché quando il sacerdote ci dà il perdono dei peccati, ci dà anche la grazia dello Spirito Santo che ci permette di non peccare più. E lo Spirito Santo è un po' come un soffio. E se ci crediamo, sì, i nostri peccati e le nostre divisioni spariscono completamente. Ma come hai fatto? Se ci crediamo, con un soffio, i nostri peccati e le nostre divisioni. Ma non ci sono più tagli! Io resto sempre a bocca aperta. Dai. Ma... E questo è bello, no? Si parla di riconciliazione perché è un momento ci vogliamo importante. Accomodare, sì, fra Adriano. Vieni. Prego. Grazie. Vi vedo che siete rimasti tutti a bocca aperta, perché loro guardavano, dicono dove sarà il trucco e non lo sappiamo. Ma non c'è trucco. Non c'è trucco. Fra Adriano, tu abbiamo visto incanti tutti con i tuoi giochi di prestigio, ma quando entra la magia nella tua vita? Beh, fino da bambino sono stato attratto, no? E quando io ero bambino c'era il grande Mago Silvan, che c'è ancora, no? Così, che era, imperversava sulle televisioni e mi piaceva. Poi quando ero già studente di teologia, quindi il primo anno, trovai una bancarella che vendeva giochi di magia e ne comprai uno. Ecco, rimasi affascinato io, però compresi che in realtà da quel momento in poi compresi che quello poteva essere uno strumento di comunicazione.
allora, poi è uno strumento bellissimo perché accomuna grandi e bambini. Esatto, esatto. Mi piace molto quando faccio gli spettacoli, soprattutto con le famiglie, parlare con i bambini, no? Ma la comunicazione in realtà avviene con i grandi perché il messaggio arriva a loro. Ecco. E poi quello che è bello è proprio lo stupore che si crea nelle persone. Ed ecco questa è la motivazione che mi piace di più, creare stupore, meraviglia, no? In un mondo che ha perso meraviglia. Se riuscissimo a meravigliarci, no? Anche delle piccole cose della quotidianità, apprezzeremo molto meglio anche Dio e la sua meraviglia nella nostra vita. E tu questa mattina ci aiuti proprio a ritrovare quello stupore che i bambini hanno nello sguardo, che non si dovrebbe perdere mai. Una cosa bella che ho scoperto leggendo un po', mi sono un po' documentata, io ho letto che tu sei nato in una famiglia di giocherelloni. Esatto. E mi piace molto un episodio, mi piacerebbe che tu lo raccontassi. Cosa faceva il tuo papà? Allora, mio papà era un giocatore, lui, io ho preso tutta l'allegria un po' da lui, insieme a mia mamma. Mia mamma ha il terrore dei topi, quando vede anche solamente un pezzettino di coda si impaurisce, no? Salta. Allora papà cosa faceva? Quando tornava dal lavoro, aveva dei topolini di plastica, li nascondeva nelle tasche della camicia e metteva la camicia a lavare nella lavatrice. Quando mia mamma andava a tirare fuori la lavatrice per stenderla, no, questa camicia, uscivano i topolini. Era l'urlo. Che meraviglia. Fra Adriano, io immagino il tuo essere giocherellone anche in convento con gli altri frati, ma la magia non ti ha mai abbandonato nella tua vita. Tu porti in giro gli spettacoli nelle scuole, verso i ragazzi, ma ci racconti un po' i tuoi spettacoli in giro per l'Italia. Dai, sono nati, diciamo, dopo il 2000, così, questi spettacoli, sono nati in seno al mondo delle missioni al popolo, no? L'evangelizzazione che facciamo noi frati spesso, poi sono diventati proprio uno spettacolo, no? E così quando mi chiamano e riesco ad andare e faccio questi spettacoli che tentano di essere comunicazione di fede, no? Quindi cerco di fare spettacoli di gospel magic, cioè di annuncio della fede tramite giochi di magia, come il gioco che abbiamo visto prima, no? Ecco, quindi cercare di insegnare dei valori, i sacramenti, no? La nostra vita di fede, ecco. Cercare di annunciarla in una maniera che forse può sembrare strana, no? Perché la magia a volte può essere, però spero che questo sia uno strumento che arrivi. Per trasmettere la fede, certo. A questo punto dobbiamo fare un'altra magia, dobbiamo fare riapparire il nostro Giacomo. È come una magia, io riappaio da questa parte dello studio, ma non da solo, insieme a Irene Fantoni, a cui do il buongiorno. Ciao Irene. Grazie, piacere Giacomo. Irene, tu sei fondatrice di Fiori dagli Schemi, esatto, che è un progetto che cominciate a intuire qua su questo tavolo. Per quale ragione? Perché non è vero che tutto ciò che sfiorisce è destinato a deperire, c'è qualcuno che lo cura, lo conserva e ne fa bellezza. Che cos'è Irene Fiori dagli Schemi? Allora, Fiori dagli Schemi è più un progetto, diciamo. In realtà nasce un po' da una enorme passione che io ho sempre avuto per fiori e piante, da quando ne ho memoria, fin da quando ero piccolissima. E mi piace l'idea che una cosa che, diciamo, è molto molto bella, comunque il fiore fresco è bellissimo, quando arriva alla sua fine si possa conservare in un qualche modo, quindi questa bellezza rimanga eterna in qualche modo. Piace molto perché il fiore viene solitamente regalato perché si dice che celebri un momento, questa è una frase di una mia carissima amica che purtroppo adesso non c'è più, e il fatto che celebra un momento e poter rendere quel momento eterno, quindi tramutandolo in un fiore secco, secondo me ha, non so, tantissimo significato. Come si chiama questa tua amica? Maria. 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 Allora, idealmente vogliamo celebrare anche la bellezza che Maria ha portato nel mondo, in questo modo qua, attraverso tutte quante le tue creazioni. Vedo che qua hai colla a caldo, sì, ma ci vuoi realizzare qualcosa quest'oggi? Esatto, sì. Oggi realizziamo un portafoto. Ce n'è uno davanti, quindi sarà una cosa simile a quella, questo qui sarà quadrato, quindi mi sono portata un po' di materiali con cui appunto realizziamo. E che cosa ci attaccherai su questa cornice? Allora, vado un po' a sentimento, quindi ho portato diverse cose. Vai, io ti voglio vedere osservare in questo processo creativo, perché sono curiosissimo. Allora, ho portato degli elicriso, che secondo me sono i fiori che già in natura hanno questo aspetto cartaceo, tra l'altro si chiama anche fiore di carta, quindi è proprio predestinato a essere essiccato. Tra l'altro veniva usato nelle celebrazioni, nei riti greci tantissimi anni fa, per adornare gli altari, perché sotto quel sole lì della Grecia, anche se seccavano, rimanevano così belli. Quindi userò questi, penso che userò della lavanda appunto che ho portato e dell'ortensia, abbiamo l'ortensia e altri fiorellini che pescherò da questi vasini ora.
E cosa farai? Li incolli secondo sì, cioè sentimento, io inizierò, diciamo, sulla sì, solitamente io inizio a dare una forma iniziale, quindi inizio a disporre qualche fiore che mi dà gli estremi della composizione e poi vado a riempire. Allora, mentre tu apri la cornice, io ricordo che sulla nostra pagina Facebook, è sufficiente cercare su Facebook Buon Mattino TV 2000, noi siamo presenti naturalmente, voi ci mandate tutte le vostre sollecitazioni e qua siamo anche in diretta, quindi se avete delle domande per Irene, voi vedete proprio l'inquadratura di ciò che sta facendo delle sue mani e quindi è anche, eccole qua, della mia mano, potete farle, potete scriverle tutto quanto e potete anche vedere un po' più da vicino quello che realizza, anche perché noi siamo abituati, Irene, i fiori secchi tante volte, o le stelle alpine messe nei libri, schiacciate, pressate, si trovano lì. I tuoi sono belli tridimensionali. Allora, noi abbiamo una parte di fiore tridimensionale che una parte la raccogliamo proprio e la secchiamo noi, soprattutto in Toscana, io sono di Firenze, quindi andiamo nelle campagne lì e c'è un sacco di roba interessante. Un'altra parte invece la acquisto, cose più particolarissime, magari le vado a prendere, però che siano in armonia con quello che noi abbiamo. Certo. Mi piace molto. Invece una parte, come dici te, la presso. Quindi la metto nei libri, soprattutto per realizzare gli erbari giapponesi, che sono queste boccettine che vedi qui davanti. Sono queste cose che sono, esatto, devo dire, bellissime. Abbiamo, per dire, il ginkgo, che è tutte foglie pressate, abbiamo acero, abbiamo ertenze, felce, tutte cose pressate che... Quello che c'è all'interno è un liquido che tende, immagino, a conservare ciò, esatto, che... Esatto, è un olio a base di glicerina, quindi comunque il fiore all'interno è già secco, fiori e foglie, però con l'aiuto di questo olio speciale, diciamo, si mantiene così nel tempo. E allora dai, cominciamo, voglio vedere che come funziona il processo creativo. Allora, io solitamente scelgo delle foglie o degli estremi comunque erbacei, diciamo, per fare un po'. Mi piace molto la composizione sui due angoli, solitamente uno un pochino più sostanzioso dell'altro. Rimane molto elegante, effettivamente. Vedo che adoperi delle forbicette piccoline. Sì, quindi... forbicine, filo, che poi ti farò vedere magari come lo uso. E questo che mi serve a togliere tutti i filucchi fastidiosi della colla a caldo che si potrebbero creare. Giustamente, giustamente. E questo è un... è un qualche cosa che può essere naturalmente un dono. L'hai detto che la bellezza dei fiori è qualcosa che viene mantenuto. Ma buongiorno, scusa, è arrivata una magia, ma che meraviglia! Vieni, vieni, grazie. Fai comparire un coniglio pieno di fiori dal tuo cilindro quest'oggi? Non faccio comparire un coniglio, ma faccio comparire un foulard! Oh, brava Grazia! Perché Giacomo, noi dobbiamo andare in pubblicità, ma dopo ci ritroviamo con i meravigliosi fiori di Irene e con Mago Magone! Vi aspettiamo! A fra poco! Bellezza, grazie a Irene Fantoni e grazie a Fiori dagli Schemi, questa sua creazione, questo suo progetto attraverso il quale realizza tutto ciò che la natura lascia naturalmente sfiorire, e lei essicca, cura e fa diventare delle opere d'arte, da cornici, grazie, decorate, a dei erbari, ai ciondoli addirittura, perché, esatto, tu realizzi anche con una miniaturista, sembri quasi, esatto, a realizzare quelle piccole creazioni. Allora, i ciondoli in realtà sono la primissima cosa che è nata di Fiori dagli Schemi, proprio le promesse in una bolla, ti spiego anche il perché, perché appunto il fiore secco secondo me è come una promessa la fai perché ti aspetti che duri nel tempo, e per me le promesse in una bolla sono quello, io ti regalo un fiore con questo appunto scopo, intento di regalarti una cosa che è per sempre. E dentro c'è proprio scritta una promessa, o no? Allora, o viene associata? No, in realtà allora sono diversi fiorellini, poi nei ciondoli ce ne entrano veramente piccolissimi, appunto cose minuziose. Abbiamo fatto per un periodo che con la macchina da scrivere potevamo fare su richiesta dei messaggi da inserire all'interno, però proprio cose piccole piccole perché appunto non c'è posto. Giustamente, insomma, il ciondolo è compresso, per cui la, esatto, promessa è già contenuta nel fiore. Noi, esatto, procediamo con la tua creazione, nel frattempo grazie, ritorniamo da te e da Mago Magone. Sì, perché io sono sempre con Mago Magone, Fra Adriano, che ci regala invece sorrisi. Fra Adriano, durante la pubblicità noi parlavamo qui con le signore del pubblico perché noi volevamo capire una cosa. Tu nei giochi ogni tanto svegli anche i trucchi, perché noi ancora non abbiamo capito il gioco di prima. Beh, allora svelarli no, perché sarebbe brutto, no? Così. Però li insegni. A chi è interessato li insegno, cioè, a chi vuole imparare per poi farli li insegno, no? Ah,
ecco, questo è un bellissimo gesto di generosità, perché a volte uno resta col dubbio. E prima raccontavamo che tu fai spettacoli in giro per l'Italia per adulti, bambini. Abbiamo una foto, perché hai fatto un gioco addirittura a Papa Francesco. Tra un po' la stiamo... Eccolo! Ma che gioco gli hai fatto? Beh, è un gioco che parla dell'amore di Dio e del cuore dell'uomo, che non possono essere staccati uno dall'altro. E fu un'occasione carina, bella, e lui rimase stupito, ma non tanto del gioco in sé, proprio anche del messaggio che portavano, di questa unione profonda tra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo. E vediamo la sua espressione proprio divertita, di stupore, allegra. Fra Adriano, questa mattina ci hai promesso altri giochi, altri regali, altri sorrisi. Vogliamo andare? Dai, c'è un tavolino che ci aspetta. Vieni. Perché siamo su questa onda, appunto, della Quaresima, no? Abbiamo parlato della riconciliazione, perché noi ci portiamo dentro una ferita, dentro il nostro cuore c'è una ferita, no? Che possiamo chiamare egoismo, peccato originale, non so come possiamo chiamarlo, però per spiegare bene che il Signore ci è venuto a guarire, ci ha già guarito da questo peccato, ho portato, guarda, una busta che rappresenta la mia previsione, è la previsione che lascerò qua, che nessuno sigillata, toccherà. Chiusa. E ho portato delle carte, ti faccio vedere, sono carine, sono tutte carte molto, molto simpatiche, che rappresentano, ti chiedo di sceglierne una qualunque, una si prende una qualunque, quella che vuoi. Questa. Sì, guardala pure, memorizzala, rimettila nel mazzo dove vuoi, e questo appunto, guarda, io mescolerò il mazzo, no? Farò proprio un mescuglio così, riprenderò a caso, guarda, una carta, proprio a caso, sembra casuale, e guarda, la carta che era proprio questa. Era questa. Era questa. Ah no, è uno scherzo, Però guarda, ho portato, vedi, un pennarello, e ti chiedo, guarda, tieni tu così in alto, di fare 3X piccoline nella prima carta, sotto 3X piccoline, senza guardare. Non devo guardare. Proprio casuale, deve essere casuale, sennò sembra che ci siamo messi d'accordo. Ok, e poi prendi la prima carta, quella che hai segnato, senza guardarla, la tieni all'ingiù, e ti chiedo questa volta, siccome sono tutte carte, tutte carte uguali, in realtà ti chiedo di firmare quella, sì, così che quella diventa la tua carta. Ed è sul retro? Sul retro, sì, sì. Perché diventa la tua carta, no? Tutte le altre sono firmato, uguali, bianche, però quella c'ha la tua firma. Allora, guarda, questa con la tua firma la prendo io, e ti chiedo di prendere la mia previsione. Eccola, sì. Ecco, nella mia previsione, guarda, puoi tirare fuori, c'è scritto qualcosa, perché riguarda appunto le ferite. Cosa c'è scritto? Guarda un po'. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Perché il Signore ci ha guarito dall'egoismo, certo? Dalle sue piaghe. Ama come lui. Tu hai fatto dei segni su questo foglio, puoi girare, questa è la mia previsione, questa è la tua carta con la tua firma e la tua... Non ci credo! Bravo. Ma com'è possibile? Hai fatto tutto te, Ed è importante, ricordiamoci che Gesù ci ha già guarito dalle nostre ferite. Ma è meraviglioso! Non andare via, stai ancora qui con noi? Certo, volentieri. E allora, però, adesso vediamo che tempo farà in Italia. Speriamo che ci sia il sole, non lo so. E allora, linea al meteo. Buongiorno al luogotenente Antonio D'Apolito, ci dica tutto. Buongiorno e ben ritrovati. Come possiamo vedere dalle immagini che ci giungono dal satellite, un vasto sistema nuvoloso sta interessando la nostra penisola. Questo, unitamente a un minimo depressionario, quindi un'area di bassa pressione presente a ridosso della Sardegna, porterà un maltempo soprattutto a nord e sulle regioni centrali. Ma andiamo nel dettaglio col quadro grafico, partendo appunto dal settentrione. Dicevamo, un'ampia copertura nuvolosa, con piogge diffuse su gran parte delle regioni, localmente anche abbondanti. La quota neve sui rilievi sarà intorno ai 600 metri sul settore occidentale, innalzamento fino a 900 sui restanti Alpi e Prealpi. Anche sulle regioni centrali presenta addensamenti compatti, con fenomeni qui anche a carattere temporalesco, soprattutto sul settore tirrenico, in estensione durante il pomeriggio anche alle altre regioni, dove però si presenteranno più localizzati e meno intense. Al sud e sulle due isole maggiori la copertura nuvolosa sarà più irregolare,
Quindi annuvolamenti consistenti saranno intervallati anche da rasserenamenti, seppur locali. Molte nubi sulla Sardegna, con piogge temporali in graduale assorbimento nella seconda parte della giornata, mentre sulle altre regioni peninsulari e sulla parte occidentale della Sicilia possibili locali piovaschi e con locali temporali in serata a nord della Campania. La ventilazione, per effetto della situazione descritta in apertura, i venti saranno dai settori settentrionali ma in rotazione a disporsi da sud, generalmente moderati, con ulteriori rinforzi sulla Liguria e sulla Sardegna. Pertanto il moto ondoso dei mari sarà da mosso a molto mosso, localmente agitati il mar di Sardegna e Ligure. Concludiamo con le temperature. I valori massimi di oggi faranno registrare un generale aumento, più significativo sulla Toscana e lungo i settori tirrenici della Calabria e della Sicilia. Bene, questa era l'ultima informazione. Grazie per l'attenzione. Auguro a tutti voi una buona giornata. Di cui è apparso. Grazie al luogotenente Antonio D'Apolito. Noi con il meteo ci ritroviamo domani. E il sole torna nel nostro studio con Mago Magone. Ecco. È apparso. Questo è il gioco del Tris. Allora, questo è il gioco del Tris perché io ho iniziato a giocare fin da bambino, no? E sono diventato, a forza di giocare e studiare poco, campione regionale di Tris. E mi piace fare una sfida, facciamo una sfida. Ho quasi un po' paura, però no, guarda, se dici, allora, facciamola. Io parto, il gioco del Tris è famosissimo, no? Allora, io parto con la prima, con il primo segno, il cerchio là. Il cerchio là. Allora, io lo vorrei mettere qui, in alto a sinistra. Perfetto, vedo che stai preparata, brava. Ora tocca allora, a te. Tocca a me, guarda, e così lo metterò qua sotto, così. Lo metti lì e io liberamente, dove io vuoi. Lo metto qui, al okay, centro. Perfetto, qua sopra dicevi, no? Dicevo qui, al centro. Nel centro sotto? No, Mago Magone, dicevo qui. Ah, te ne eri accorta, Sei brava. Però me ne sono accorto anche io, volevi fregarmi e non mi freghi. E adesso io lo metto... Sì, vediamo un po' dove lo metti. Qui. Sei sicura? In basso, qui. Pensaci bene, guarda un po' perché... Sì. Se lo metto qui, forse poi ho vinto. Guarda bene, via, voglio essere buono. Perché il Tris si fa anche per obbligo. Appunto. Allora, guarda, voglio aiutarti e lo metterò qua giù. Va bene? Va perché bene. Così evito di fare Tris io, ti torno? Sì, sì. Ma io sono preparato e guarda, lo metterò qua perché te avresti potuto fare il Tris proprio così in altezza, ma io ero preparato, ti ho detto, sono stato campione regionale. Dai, hai tocca ragione. A te con l'ultimo, vediamo un po' dove lo vuoi mettere. Lo metto qui. Qua, giù, ma come mi sto confondendo? Quasi nell'angolo, giù? No? Ah, sì. Ah, nel mezzo? La metto nel mezzo. Mannaggia. Allora, niente... Nessuno, io lo metto qua giù in fondo e nessuno di noi ha vinto. Abbiamo perso tutti e due. No, non è che abbiamo perso tutti e due, cioè pensa che noi volevamo vincere, sia io che te volevamo vincere, perché è così il gioco. Ma nella vita non sempre le cose vanno come noi pensiamo. Allora vorremmo fare il bene, vorremmo vincere, a volte ci troviamo a fare quello che non vorremmo, no? Però se tutto facciamo, per amore di Dio, davvero tutto si trasforma e tutto diventa buono. Dice San Paolo, guarda che cosa straordinaria, sul retro di ogni pezzettino ci sono scritte delle cose, noi le abbiamo messe a caso, ma guarda cosa c'è scritto, ricordiamocelo sempre che tutto, ma proprio tutto concorre al bene di quello che ma che meraviglia, grazie a voi. Adriano, grazie che con la tua magia porti la gioia, i sorrisi, dai. Ma di messaggi, di fede, e noi ti ringraziamo per averli portati nel nostro studio, grazie e buona Quaresima. A me è apparsa una bellissima collana. Ma questi sono i fiori di Irene, Giacomo, ma avete fatto una magia anche voi, Irene, è una magia, che Irene è anche un po' maga e ha fatto questa magia e quindi ha ricambiato la magia vissuta quest'oggi in studio. E quest'oggi Irene Fantoni con i suoi fiori degli schemi ne sta facendo un'altra di magia, vivendo una primavera in anticipo, come canterebbe qualcuno. E quest'oggi sta realizzando questa cornice con i fiori secchi essiccati da lei o che ha reperito essiccati. Esatto. Ogni fiore, ogni elemento ha anche poi un significato, giusto?
Allora, qualcosa sì. A me piace molto dire alla persona che comunque viene spesso magari da me al mercatino e mi dice: guarda, ma c'hanno un significato, perché io cerco... Siccome le mie sono tante composizioni, è difficile che una composizione che contiene più fiori abbia un significato specifico. Quindi mi dico, quello che io dico sempre è: affidatevi al vostro gusto, a quello che il vostro occhio piace, perché secondo me è la cosa principale, diciamo. Qualcuno ha anche dei significati. Per esempio, quando si va sui limonium, sugli statici, che sono questo tipo di fiori qui, o fiori di carta, quindi fiori che hanno la tendenza, anche seccando, a mantenere questo aspetto comunque integro, vivo quasi, quello simboleggia bellezza e duratura nel tempo, un sentimento profondo destinato a durare, perché appunto il fiore si presta proprio a simboleggiare questo. Mentre le ortensie, che sono magari queste, qui ne vediamo altra che magari è essiccata, quella si, l'ortensia simboleggia un affetto molto molto profondo, quasi un amore. Poi a seconda del colore prende dei significati diversi, ma... E tu prima mi hai detto: ti farò vedere come adopero questo fil di ferro, e ho visto che nel frattempo hai creato, lo mostro anche per gli amici che ci stanno seguendo sulla nostra diretta Facebook, sulla pagina di Buon Mattino, hai creato questi piccoli mazzetti, possiamo dire, piccoli mazzi. Sì, sì. Io utilizzo i mazzolini, mi piace usare il filo di ferro perché così mi creo già una microcomposizione che io poi utilizzo per andarmi a riempire i vuoti, quindi senza dover attaccare fiore fiore, perché magari verrebbe una cosa troppo lineare. Facendomi un micro mazzolino, io poi me li posiziono e li incollo e via via mi creo il disegno. In modo tale che acquisisce ancora più tridimensionalità che già il fiore possiede, perché appunto non sono essiccati pressati, ma sono tridimensionali di esatto. per sé. Oltretutto, prima nel consiglio, quando consigli, insomma, le scelte tu dici: fatevi guidare dal vostro occhio, che è qualcosa che guida anche te. Uno dei principi che ti ispira è l'armonia, che riguarda sia le forme sia anche i colori. Lo vediamo nelle ispirazioni, nei quadri che ci sono qua presenti, come i flussi di colori siano molto importanti per te. Sì, moltissimo. Mi piace proprio l'idea che all'occhio deve risultare una sensazione di tranquillità, di calma. Queste cose stanno bene insieme, mi fa sentire bene questa cosa mentre la guardo, e è un po' alla base di tutte le composizioni, armonia prima di tutto, per questo importantissimi forme e colori, secondo me, saperli accostare. Ma oltretutto tu conosci anche bene i fiori, hai lavorato pure nella tua vita per un periodo da un fiorista, giusto? Io ho fatto una fioraia, sì, la signora che ti dicevo prima, Maria, lei era una fioraia ed è la prima persona che mi ha ospitata nel suo negozio a fare un po' di conoscenza, diciamo, con fiori e piante. E da lì, io lavorando in negozio, comunque mi sono resa conto che oltre al lavoro di negozio mi sarebbe piaciuto fare qualcosa un po' più particolare, cioè non soltanto limitarmi a vendita, allestimento di piante, fiori, ma creare proprio qualcosa, quindi usare i fiori dai più grandi magari per fare quadri, composizioni, vasi di fiori, mazzi, a cose proprio microscopiche, da lì la linea di gioiello che ne è venuta fuori. E sono cose che lasciano a bocca aperta anche sulla nostra diretta Facebook, che è presente sulla pagina Buon Mattino TV 2000, fioccano i complimenti, perché veramente incuriosiscono queste cose. Ma ti capita che magari ti domandino, ti facciano una richiesta: vorrei una cosa con dati fiori o con date foglie o con certi colori? Assolutamente sì, tra l'altro il più richiesto in assoluto penso sia il girasole, che è un fiore che io per scelta tratto pochissimo, anche perché sono delle bestie, esatto, sono grandi, fanno magari, i girasoli. Mi fai una spilla con un girasole? Aspetta un attimo, capiamo come. Perché appunto, essendo un fiore così grande, è comunque un fiore che piace tantissimo, oltre alla rosa, che vabbè, classicona. Il girasole è magari utilizzato sì nelle composizioni, per dire cornici, mosaici, che sono queste cornici che facciamo con tutta una distesa di petali e fiori incastrati tra di loro, magari del girasole i petali, perché comunque mantengono il giallo vivo, però danno quest'idea tipo di lenzuolino stropicciato, un po' come per dire qui, questo è il giglio, che non sembra più un giglio. Non diresti che è giglio. Esatto. I suoi petali, a me piace molto questo effetto un po' morbido, tipo lenzuolo, appunto, per riempire le composizioni dei quadri soprattutto. Vedevamo delle immagini scorrere poco fa, ed erano delle immagini di un momento di raccolta. Sì, questa sono io che raccolgo questa lunaria. Ah, proprio questa, vedi? Esatto, sì, sì, sì. Dal produttore al consumatore. Esatto. È anche un momento, immagino, di particolare osservazione, oltre che di stare bene, perché si vede che stai bene, sì, immersa, esatto, nella natura.
A proposito di natura e a proposito anche di rose che hai nominato poco fa, molti conoscono il Roseto di San Francesco e noi fra poco non vi porteremo nel Roseto, ma vi faremo fare una scorpacciata di quei luoghi francescani dalla Valle Santa a Greccio, tanto cari a tutti quanti noi. Fra poco, dopo la pubblicità. Nel 2023 un anniversario importante, gli 800 anni del presepe di Greccio, il primo presepe ideato da San Francesco, e in occasione di questo anniversario le guide di Repubblica hanno realizzato un volume speciale che è Greccio e la Valle Santa, 800 anni dal presepe di San Francesco, e noi oggi ne parliamo con il direttore delle guide della Repubblica, Giuseppe Cerasa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Un volume speciale per un anno speciale. Eh sì, devo dire che ci ha molto toccato questo volume, perché è capitato giusto sotto Natale, non era una coincidenza ovviamente, ed è stato molto apprezzato, e poi abbiamo visto che Grecia ha avuto una esposizione nazionale importantissima in occasione appunto di questi 800 anni che ci hanno ricordato cosa 800 anni fa San Francesco riusciva a fare anche nei luoghi più impensabili, perché voglio dire Assisi, Greccio non è proprio così lontano ma neanche così vicino, e poi tenete conto che Greccio era una tappa di passaggio per poi arrivare a Roma, quindi c'è tutto un percorso che poi adesso negli anni successivi, nel 2025, proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati al Cantico delle Creature, a tutta la vita un po' spirituale, mistica di questo grande personaggio della religione italiana, insomma la storia italiana, ecco. È vero, perché questi sono anni propizi per ricordarlo, perché ne capitano diversi ottocentenari di diversi episodi naturalmente della vita del poverello di Assisi. Che cosa c'è da scoprire di Greccio che magari non è conosciuto abbastanza dalla gente, o è sotto gli occhi di tutti ma non sufficientemente approfondito? Ma intanto Greccio, io sono stato un paio di volte, mi ha colpito per la semplicità la forza di attrazione di un piccolissimo borgo, ma che è davvero grondante di spiritualità. Per esempio quella grotta che voi vedete, dove c'è un affresco, è probabilmente lì che è stato fatto il primo presepe, quasi certamente. È qualcosa di magico che porta fuori dal tempo, e deve portare fuori dal tempo. Ci deve far dimenticare le angosce del quotidiano, le guerre, per un momento magari cerchiamo di riconciliarci con noi stessi e con le cose belle della vita. E quindi questa guida era fatta proprio per celebrare, esaltare un luogo, un personaggio, una spiritualità, ma anche tutto il territorio circostante, perché poi non dimentichiamoci la Valle Santa, che è davvero, da Rieti, Rivodutri, è davvero un momento di grande attrazione. Poi ci sono, come noi facciamo in tutte le guide, degli elementi di richiamo ulteriore, perché bisogna poi a un certo punto fermarsi, andare a mangiare, certo, magari decidere se dormire perché il luogo è talmente bello, quindi, oppure portare a casa dei ricordi. E tutto questo poi è raccontato nelle guide, e noi ci siamo serviti dell'apporto di personaggi di grande rilievo mediatico. Infatti c'è un testimonial d'eccezione. Sì, Raul Bova nel 2000 ha fatto una miniserie televisiva, e nel racconto che lui ci fa sulla guida, che abbiamo nella guida, è davvero commovente, perché lui è stato poi dentro un monastero, cioè si è preparato atleticamente, diciamo così, spiritualmente, dentro un monastero, rivivendo l'aria, l'atmosfera, eccetera, e poi si è innamorato di Greccio, di quelle zone della Sabina, del Reatino. E quindi è tirato fuori forse la più bella serie televisiva dedicata a San Francesco, e quindi è quasi una sorta di, è entrato talmente nel personaggio che ovviamente si faceva frate, no? Tra l'altro è un modo veramente per avvicinare di più, si sa, le storie hanno quella capacità di comunicare alle persone che non il mero dato. E storie come quella, interviste come quelle che proponete, riescono a fornire a una guida proprio un carattere a 360 gradi, che un po' rientra nel progetto degli ultimi anni, ossia quello, sì, di aprire sempre di più queste guide a una fruizione che possa essere totale da parte dell'individuo. Ma certo, per esempio noi abbiamo alternato, perché c'è chi ama Raul Bova, ma c'è anche chi ama Franco Cardini, che è un grande studioso, ma chi ama anche la
estemporaneità di Ascanio Celestini, che è un attore, anche un comico, un regista, ma che, voglio dire, esattamente all'opposto di Raul Bova. Quindi questi personaggi però hanno in comune qualcosa: l'amore per San Francesco, l'amore per Greccio, l'amore per la bella Italia. E il volume, devo dire, è essenziale, ma denso di amore, denso di sostanza. Di messaggi, di significati, messaggi, consigli utili e suggerimenti proprio per chi scopre Greccio. Ma sì, state lavorando ad altri progetti? Cosa bolle in pentola? Devo dire che io all'inizio dell'anno sono un po' così preoccupato, perché mettiamo in cantiere 50 guide che poi ci accompagneranno durante i mesi dell'anno. Quindi adesso ne esco di diverse, ne cito solo qualcuna. Per esempio, quella che ci piace molto è su Padova, che è una delle capitali dell'UNESCO italiana, ma soprattutto è legata ovviamente a Sant'Antonio. E quindi questa figura della bellezza UNESCO, ma anche della bellezza anche lì di una personalità religiosa fortissima, ci aiuta a fare degli ottimi lavori. Poi qualcosa di più specifico legato al vino, per esempio Frascati è qui vicino, è una guida che verrà presentata al Vin Italy, è un'altra che verrà presentata al Vin Italy, è una guida sui boschi dell'Umbria, sui parchi dell'Umbria. E sempre dell'Umbria abbiamo una bella guida in uscita, che sapete in Umbria ci sono tante feste che non sono le feste di paese, sono le feste storiche che vanno avanti da 200-300 anni, 400 anni, la Quintana, le Gaite a Bevagna, Calen di Maggio ad Assisi, ed è un modo per dire guardate che luoghi straordinari oltre San Francesco abbiamo in Italia. A fine anno, sempre legato a San Francesco, facciamo una guida su Assisi proprio per uscire nel 2025 e avere la possibilità di accompagnare i turisti in questa nuova dimensione che poi è vecchia, 800 anni, però sempre attuale. E lì sono preparazioni importanti, probabilmente anche Papa Francesco andrà ad Assisi in occasione di queste rievocazioni, celebrazioni, e noi saremo lì con le nostre guide in edicola e libreria, oppure per esempio Greccio non è più in edicola, ma si può tranquillamente richiedere su Amazon o sui siti di e-commerce. Si arriva a casa, diceva, a casa in due giorni, quindi chi vuole ricordarsi di questi luoghi magnifici può farlo sempre. Una domanda invece al Giuseppe Cerasa, viaggiatore, negli spostamenti, nell'informarsi, nello scoprire o riscoprire magari determinati luoghi, c'è un luogo che le è rimasto particolarmente nel cuore, che l'ha segnata particolarmente più di altri? Beh, io giocherei diciamo facilmente dicendo che io sono siciliano e direi che i luoghi del cuore stanno laggiù, insomma, in quel triangolino di terra. E quindi, però devo dire che l'Umbria è bellissima, il Lazio ha delle cose, ma soprattutto ho imparato a innamorarmi del piccolo. Cioè, il piccolo è veramente bello, molto spesso trascurato rispetto alla magnificenza celebrata da tutti. Andare a scoprire, emozionarsi di fronte alle piccole cose, secondo me dà il senso dell'Italia, che è il paradiso delle piccole cose. Se l'avessero in Francia la metà, o in Germania o in Inghilterra o negli Stati Uniti, la metà, un quarto di quello che abbiamo in Italia, sarebbero i più felici del mondo. Noi ce l'abbiamo sotto casa, nel pianerottolo accanto, diciamo, beh, che devo fare, vado al Bahama? No, devi stare qui in Italia, te la devi scoprire tutta, perché è proprio così. E voi con le guide della Repubblica ci aiutate a scoprire i piccoli borghi e le bellezze dell'Italia. Grazie a Giuseppe Cerasa, grazie. Grazie mille, grazie e buoni viaggi e buon cammino, come si augura, grazie ai viaggiatori. Grazie. Noi ci rispostiamo. Ritorniamo da questa parte dello studio, il viaggio nel piccolo, come ci veniva suggerito. Che cosa c'è di più piccolo di un fiore? Oppure quante cose può raccontare quel piccolo mondo? Irene Fantoni è alle prese con questa creazione che sta facendo e voglio farvi vedere a che punto è, anche ai nostri amici che ci stanno seguendo sulla diretta Facebook, a che punto è questa splendida creazione. Guardate. Che meraviglia, Irene, sei bravissima. Grazie. Sei veramente bravissima. Grazie. E da casa arrivano tanti commenti. Sì, la salutano, le fanno complimenti. Lisa, bravissima Irene, creazioni incantevoli. Nadia, Mirko, insomma, ce ne sono tante di persone. Allora, siamo quasi a fine. Ecco, giusto perché sono precisione maniacale, mi piace rifinire proprio. Infatti sì, ti stavo osservando, Irene, tu sei precisissima. È tutto al posto giusto e non c'è nulla fuori posto.
Esatto, mi piace proprio che arrivi questo, cioè che sia tutto super curato. L'attenzione al dettaglio. Esatto, che poi sono tutte cose microscopiche, quindi il dettaglio è proprio la parola chiave di tutte le composizioni. Quello che non può mancare a Irene è la pazienza. Sicuramente. Cosa che io non potrei mai fare, avrei già distrutto tutto, però per fortuna non lo sto facendo io questo lavoro. Irene, comunque io sto guardando la collana che mi hai regalato, è meravigliosa. Ti piace? È davvero bellissima. Grazie, mi fa tanto piacere. Quelli sono tutti microfiorellini, sono dei fiorellini, sono molto simili alle margherite, non sono margherite perché in natura così piccole non ci sono, sono delle glixie. Ma simboleggiano qualcosa? In realtà io gli do il significato che do alla margherita perché la forma è la solita, identica, quindi la margherita rappresenta grazia, delicatezza, dolcezza. Rappresenta, insomma, grazia e quindi rappresenta me. Vero? Esatto. Ci piace ricordare che ci sono tantissime applicazioni, non solo quelle che state vedendo, ma ci parlavi di segnaposto, di bomboniere, di bouquet sposa riutilizzati addirittura. Esatto, abbiamo iniziato a fare questo tipo di composizioni che mi entusiasma ogni volta tantissimo, manco fosse il mio il bouquet che proprio... Sì, così. Praticamente nel caso in cui qualcuno abbia il suo bouquet essiccato a casa, oppure ha in mente magari dopo il matrimonio di essiccarlo, così insomma si può realizzare una composizione stile mosaico, che sono queste composizioni che avete visto davanti con tutti i fiorellini distesi. Allora Irene, mentre tu completi la cornice, noi Giacomo oggi abbiamo detto che faremo viaggiare i nostri telespettatori perché oggi è la festa di San Gabriele e allora vogliamo chiamare padre Raffaele De Fulvio che è in collegamento con noi. Padre Raffaele, buongiorno! Buongiorno, rettore del santuario di San Gabriele dell'Addolorata. Oggi grande festa, padre Raffaele, ci puoi raccontare come è iniziata la giornata? Grande festa. Alle 6:30 questa mattina abbiamo avuto il momento del transito, dove abbiamo ricordato la nascita al cielo di San Gabriele, con un bel momento di preghiera commovente, dove i fedeli sono stati molto partecipi a questo momento di preghiera. È stato davvero toccante per tutti noi. E allora noi, padre Raffaele, oggi festeggeremo insieme a voi e ci ritroveremo dopo la Santa Messa in collegamento sempre con il santuario di San Gabriele. Irene, la cornice è pronta. Ma che meraviglia, Giacomo! Guardate che bello lo splendore di questa creazione e ci siamo in mezzo noi, due fiori secchi come me e Grazia. No, sto scherzando naturalmente. Grazie, Irene. Una cosa splendida. Io voglio ricordare brevissimamente, Fiori dagli Schemi lo ritrovate anche sulla pagina Instagram. Mettiamo un bel seguito, dove è possibile anche mettersi in contatto per creazioni, per tutto quanto, e trovare anche le destinazioni di dove è possibile trovarvi, esatto, anche in giro. Grazie, per Roma. Grazie, e un ringraziamento, lo so che ci tieni, ai tuoi zii sostenitori, sì, numero esatto, uno, e al tuo compagno Andrea. Esatto. Grazie, grazie Irene. Giacomo, abbiamo pochissimo tempo. Dove dopo stai? Dove stai? Sono qui. Però Giacomo, oggi una novità perché sono noi... Sono con i pezzi di corda di, sì, Mago Magone. Giacomo, noi entriamo a casa delle persone la mattina. A casa di chi andiamo oggi? E oggi noi vogliamo proprio andare a casa di qualcuno, perché c'è in collegamento, pronto, la signora Ena Gerardi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi, Giacomo, San Gabriele e noi siamo volati a Teramo. È una buona festa. Sì. Grazie, altrettanto anche a voi e anche a voi. Buongiorno. Ma io volevo chiederti una cosa, Ena. So che c'è anche, sì, un famoso pellegrinaggio che si fa d'estate e tu l'hai fatto con la tua famiglia per San Gabriele. Io allora, certo, c'è questa tradizione di andare a piedi da Teramo a San Gabriele, in genere nel secondo sabato di agosto, tra il sabato e la domenica. Si parte da Teramo intorno alle 10. C'è il vescovo che benedice i partecipanti, si cammina, si prega, si canta e si arriva, stanchi morti, al santuario intorno alle 6 della mattina, intorno un po' più, un po' prima, un po' dopo, insomma. Comunque, e allora, quale modo migliore per ricordare che dopo la Santa Messa noi parleremo proprio di questo? Prima di salutare la signora Ena, però, una domanda importantissima: che cosa bolle quest'oggi in pentola per pranzo? Che cosa mangerai? Oggi
Oggi ravioli dolci. Che meraviglia, ravioli dolci. Allora un giorno ti aspettiamo qui a Roma e ce li porti. Un saluto, Ena. Grazie. Noi aspettiamo voi a Teramo. Grazie, Ena. Continua a seguirci e buona festa. Grazie altrettanto, anche a voi. Arrivederci. Un bacione alla nostra Ena. Tenetevi pronti perché magari un giorno o l'altro chiamiamo anche voi. Scriveteci perché noi, sì, all'improvviso così... Entriamo nelle vostre case, Giacomo, è tardissimo, dobbiamo dare la linea al TG 2000 alla Santa Messa e ci ritroviamo qui per la festa di San Gabriele. Siamo tornati e prosegue la nostra mattinata da vivere insieme, perché Giacomo, oggi è una grande festa, oggi è la festa di San Gabriele dell'Addolorata e noi vogliamo viverla in studio ma anche in giro per l'Italia, perché andremo a Teramo, andremo a Dritri e vogliamo partire subito, Giacomo. Ma partiamo subito, allacciamo le cinture, andiamo a Isola Gran Sasso, andiamo in provincia di Teramo al santuario di San Gabriele dell'Addolorata, ci colleghiamo con padre Raffaele De Fulvio, rettore del santuario, e con padre Vincenzo Fabbri, addetto stampa del santuario, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno entrambi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, padre Raffaele, i festeggiamenti per quest'oggi sono cominciati, vabbè, naturalmente ci sono stati anche nei giorni scorsi, ma questa mattina alle 6:30 c'è stato un momento particolare. Di che si è trattato? Noi questa mattina abbiamo ricordato il momento del transito, il momento della morte, in cui la nostra comunità ha voluto rivivere il momento accanto al corpo di San Gabriele in cripta nel nuovo santuario, insieme ai tanti fedeli che sono convenuti qui in questo santuario. Un santo amatissimo, come dicevate, sono tanti i fedeli che arrivano in questa giornata. Come state vivendo? Qual è il clima che si respira? È un clima di festa, di gioia naturalmente, anche se è un giorno feriale, un giorno lavorativo, ma sono molti i fedeli che si avvicinano in modo anche non organizzato al santuario, a San Gabriele. E sarà un giorno di festa anche per noi che ci colleghiamo con voi e che attraverso questa occasione, padre Vincenzo, avremo modo di conoscere questa mattina anche i luoghi che sono legati a San Gabriele dell'Addolorata, che si trovano proprio lì. Vogliamo anticipare di che luoghi si tratterà? Ma il luogo principale è la tomba del santo, che si trova nell'antica basilica, luogo molto caro a tutti i devoti, dove spesso avvengono strepitosi prodigi. Poi vedremo il museo ex voto, un museo che raccoglie alcune centinaia delle migliaia di ex voto offerti al santo in 130 anni di storia, segno di un'umanità sofferente che si rivolge continuamente al santo dei miracoli, che protegge questo popolo a lui tanto caro. Grazie padre Vincenzo, grazie padre Raffaele. Allora, grazie. Noi ci rivediamo tra qualche minuto, aspettateci perché torniamo da voi, ma intanto Giacomo, il nostro viaggio inizia anche in studio. Assolutamente. E in studio abbiamo un'altra guida, che è padre Antonio Lauri, parroco di San Gabriele dell'Addolorata qui a Roma. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Prego, buongiorno. Don Antonio. Buongiorno. Proviamo a fare un po' di ordine, perché San Gabriele, il santo dei giovani, un po' tutti sì. Lo sappiamo, ma possiamo raccontare proprio chi era questo santo, perché è così importante? In fondo era un giovane, un ragazzo come tanti all'inizio, che ha vissuto la sua giovinezza anche dovendo affrontare parecchie difficoltà, il lutto, la morte della mamma, dei fratelli, infine anche la sorella grande. Quindi in un tempo anche difficile, e nello stesso tempo però era pienamente giovane, amava il ballo, amava vestire bene, quindi amava la moda, era vanitoso, diciamo la verità, era molto scherzoso, prendeva anche in giro, e amava la vita. E era anche un ragazzo come i ragazzi di oggi, che dicono le cose e non le fanno subito. E per cui davanti al desiderio di seguire il Signore nella vita religiosa, più volte, credo almeno tre, ha detto vengo, ti seguo, e poi non l'ha fatto. A un certo punto ha capito che la sua gioia era lì,
e ha deciso di farsi realmente passionista, di lasciare tutto. Quindi un giovane vicino ai giovani e simile a loro, credo che è importante per questo. E anche conosciuto come santo del sorriso, dal santuario ci hanno ricordato il transito. Anche noi in parrocchia stamattina alle 6:30 abbiamo fatto la stessa cosa. E il padre spirituale ci racconta che morì con volto ridente. E proprio ieri un giovane professore di religione mi faceva notare la differenza tra ridere e sorridere. Lui è santo del sorriso. Io gli ho chiesto, e qual è la differenza? E lui dice, il sorriso è più interno. Quando si sorride è l'anima che sorride, tutto il corpo. È una gioia dentro, c'è una vita dentro. Si sorride alla vita. Si ride per una barzelletta, ma si sorride alla vita. Ecco, lui veramente ha sorriso alla vita fino all'ultimo. E credo che questa, oggi che parliamo di epoca di passioni tristi per i giovani, beh, è un segno di speranza enorme. Abbiamo detto che sarà una giornata piena di viaggi, allora vogliamo ritornare al santuario, ritornare in provincia di Teramo. Dovrebbe essere collegato con noi padre Raffaele. Padre Raffaele, dove ti trovi? Ci troviamo in cripta davanti al corpo di San Gabriele. Questa è naturalmente è una statua in metallo e all'interno di questa statua c'è il corpo di San Gabriele. La cripta si trova sotto il nuovo santuario, questo santuario che riesce a contenere 10.000 persone. Proprio sotto il presbiterio, sotto l'altare, c'è la cripta e il corpo di San Gabriele. E viene ritratto proprio il momento in cui San Gabriele ha in mano un santino, e quel santino che lui aveva realizzato prendendo un crocifisso e prendendo una vergine addolorata, applicandoli insieme, e ci teneva tantissimo a tenere tra le mani questa immagine. Addirittura si racconta che proprio qualche minuto prima della sua morte, quando lo stavano assistendo, gli sfugge tra le mani quest'immagine, ecco che lui si agita fino a che non riescono a ritrovarla tra le coperte, quest'immagine, lui non si rasserena e non si calma. Quindi questo proprio ci fa vedere anche questo volto così raggiante, un volto del sorriso. Questa cripta è stata poi inaugurata, per noi molto importante, è stata inaugurata da Giovanni Paolo II, quando è venuto qui a far visita a questo santuario, ha incontrato i giovani della diocesi di Teramo. Quindi è un luogo per noi molto importante. I pellegrini raggiungono questo luogo per pregare, per vivere momenti di silenzio, momenti di contemplazione e di ascolto. Cercano di rapire questo sorriso, questo volto di questo giovane santo, proprio colto nel momento della sua morte, in cui vede la Vergine Maria che lo viene a prendere, a portare con sé in paradiso dal suo figlio. Ecco, vogliono cercare di cogliere questo momento in cui vogliono davvero rapirlo e portarlo con sé, soprattutto portandolo, questa gioia, questa serenità, alle persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È un momento davvero molto bello poterlo vivere qui insieme in questo luogo, la preghiera. Tanti momenti vedo tante persone con le lacrime agli occhi sostare qui in preghiera davanti al corpo di San Gabriele, affidare le loro ansie, le loro difficoltà, le loro prove, e che noi tutti ci raccomandiamo e affidiamo nella preghiera a questo giovane santo. Padre Raffaele De Fulvio, ritorniamo a Teramo fra poco, ma nel frattempo, grazie. Sì, Don Antonio, Padre Raffaele sottolineava proprio quello che stavi dicendo tu, questa espressione, il sorriso sul volto di San Gabriele. Tu ci hai raccontato che San Gabriele era un ragazzo che era anche un bel ragazzo, amava divertirsi, e a un certo punto capisce che la gioia, la vera gioia, è nel seguire Dio. Ma quando è che avviene questo? Cosa succede? Io credo due cose, da quello che mi sembra di capire. Da una parte, la morte della sorella grande che gli aveva fatto da madre lo segna profondamente. È come se lui fosse chiamato a decidere in qualche maniera se la vita era tutto qua o no. Lui non si è stordito, poteva stordirsi come giovani lo sanno fare.
Evidentemente è rimasto con il cuore aperto, con l'interrogativo, con la ricerca aperta. Si racconta di un episodio poi forte durante un momento di preghiera in una processione che lui sente dentro di sé, ma come proveniente da Maria, dal quadro della Vergine che veniva portata in processione, e una chiamata: Gabriele, non l'hai capito? Che, anzi, all'epoca Francesco, che chino, Francesco Possente, non l'hai capito che il mondo non fa per te? Nel linguaggio ottocentesco questo voleva dire non cercare la pienezza totale in cose esterne. Le ragazze, i vestiti, la moda, il successo. Lui ha capito questo e questo gli ha dato lo slancio, perché l'ha sentito profondamente come proveniente poi da Maria. E per questo poi, quando ha lasciato il secolo, da religioso sceglie il nome Gabriele della Dolorata, di Maria. E ci raccontava proprio ora che aveva l'immagine di Maria, la sentiva profondamente madre. Credo che questo è stato il passaggio fondamentale. Poi c'è sempre il mistero della grazia di Dio che lavora dentro di noi in maniera unica. Però questo noi lo riconosciamo dalla storia. Però ecco, lui ha saputo, come dicevi, mantenere il cuore aperto, anche se ha avuto più volte questa spinta a consacrarsi, ad andare in quella direzione, però non l'ha fatto, a tergiversato. Ieri sì. È venuto qua in studio un sacerdote e ci raccontava di come durante la Quaresima gli esercizi spirituali ha considerato il libro di Giona come uno spunto per parlare alle persone. E quello che ci diceva di Giona era un po' la stessa cosa, che Dio lo chiamava da una parte e lui andava da tutt'altra parte. È interessante però notare come mantenere quello spirito, quella disposizione di cuore aperto, quante volte anche a noi nelle nostre giornate ci può venire magari uno spunto che ci spinge da una parte, però noi che siamo recalcitranti come degli asinelli a volte andiamo dall'altra. In questo è anche estremamente contemporaneo San Gabriele. È contemporaneo e questo è importante perché i giovani devono essere liberi. Il fatto che io possa andare anche dalla parte opposta significa che sono libero. E io credo che quando un giovane sente rispettata la sua libertà, poi sceglie, segue il cuore. Quando non è rispettata e quindi non può andare anche dalla parte opposta, qualcosa non va. Il cuore si chiude, viene ferito. Per cui è stato giovane e ha voluto prendersi il lusso, o forse il diritto, di scegliere lui anche sbagliando o anche tergiversando un po'. Don Antonio, a proposito di giovani, tu ogni anno all'inizio dell'anno scolastico con i giovani della tua parrocchia fai visita al santuario. Dopo lo racconteremo, però intanto io voglio dare il buongiorno ad alcuni di questi ragazzi che sono venuti a trovarci: Paola, Annalisa e Riccardo. Buongiorno, dopo buongiorno. Ascolteremo anche la vostra esperienza, il vostro pellegrinaggio al santuario di San Gabriele, ma subito dopo la pubblicità andremo anche a visitare il museo degli ex voto, ritorneremo a Teramo, questo e tanto altro tra pochi minuti. Oggi è la festa di San Gabriele della Dolorata, stiamo facendo un viaggio a Teramo dove torneremo tra pochissimo, ma in studio siamo ancora in compagnia di Don Antonio. Don Antonio, parroco di San Gabriele della Dolorata qui a Roma, ci hai portato anche alcuni dei tuoi ragazzi che tra un po' sentiremo. Don Antonio, stavamo raccontando la figura di San Gabriele per capire meglio chi fosse questo ragazzo che si chiamava Francesco, un giovane anche tormentato, che ha vissuto dolori profondi proprio in giovane età, e lui nella sua vita è stata fondamentale la figura del suo padre spirituale. Sì. Perché è così importante e cosa manca invece ai ragazzi d'oggi? È stata importante perché la santità non è un fatto individuale, è comunitario. È fatta di tanti elementi. E Francesco Possente era un giovane, come tutti i giovani in particolare, aveva bisogno di essere ascoltato. E noi ci capiamo quando parliamo veramente, ma parliamo veramente quando siamo ascoltati veramente. Padre Norberto ha ascoltato profondamente Francesco, o Gabriele poi da religioso, e questo ha permesso a lui di sentirsi amato. E quindi direi che i giovani vanno ascoltati sia in ciò che dicono, sia in ciò che non dicono. E questo oggi certamente manca. Per cui ecco anche un appello a tutti gli educatori.
sacerdoti, laici, al mondo dell'educazione, il giovane va ascoltato realmente, non va imboccato, non va riempito di progetti, va semplicemente ascoltato, a quel punto si schiude, si apre, sboccia. Questo è molto importante perché è un messaggio sia la vicinanza proprio del santo ai giovani, ma anche un messaggio, come dicevi tu, per gli educatori, per gli adulti nei confronti dei giovani. Certamente. Ciò di cui c'è più bisogno è l'ascolto del cuore di un giovane. Poi fa da sé, va da sé. Cerchiamo di ritrovare qualcosa di San Gabriele anche attraverso i luoghi che lo riguardano. Ritorniamo a Isola Gran Sasso, ritorniamo al santuario di Teramo, dove ci aspetta padre Vincenzo Fabbri. Padre Vincenzo, ti sei spostato, dove ti trovi adesso? Siamo nel museo degli ex voto del santuario di San Gabriele, un museo che raccoglie alcune centinaia delle varie migliaia di ex voto, omaggi portati al santo nel corso di poco più di un secolo di storia di questo santuario. Siamo appena a 132 anni di vita del santuario, tanto è vero che il primo ex voto risale all'ottobre del 1892, proprio nei giorni dell'esumazione gloriosa del corpo del santo dall'antica sua tomba. Questo museo raccoglie una testimonianza impressionante di legame, di fede, di devozione tra il santo e la sua gente, il suo popolo, un legame che continua, è iniziato alla fine dell'Ottocento, appunto 1892, attraversato tutto il Novecento e continua ancora all'inizio del terzo millennio, testimonianza viva della presenza del santo nel cuore della gente. In questo museo sono raccolti vari tipi di ex voto. Abbiamo gli ex voto portati per dei bambini che sono stati guariti, oppure per bambini nati in seguito a una richiesta al santo da parte dei genitori. Ex voto che raccontano i pericoli del mare, soprattutto quando molti emigrati attraversavano, solcavano gli oceani per andare nelle Americhe o in Australia. Tra parentesi, oggi, 27 febbraio, la festa del santo non si celebra solo qui, in tante parrocchie abruzzesi, in tante parrocchie italiane, ma anche in varie nazioni del mondo, a cominciare dall'Australia. Lì sappiamo è piena estate, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, tutte città hanno la festa del santo. Noi siamo stati varie volte come passionisti in queste città. Celebrano feste in Canada, negli USA, Venezuela, in Belgio, in Argentina, in Brasile, dove è forte la presenza di emigrati. Questi ex voto testimoniano appunto la grande vicinanza e devozione di una gente, di un popolo, non solo gli emigrati, ma anche chiaramente questo nostro popolo italiano. C'è una caratteristica in questo museo. Gli ex voto, molti sono anche recenti. Perché? Perché qui al santuario in pratica ogni settimana arrivano testimonianze ex voto, devozione viva verso il santo che è davvero nel cuore della sua gente. Tra l'altro il suo direttore spirituale raccontava proprio, spiegava a chi gli chiedeva il perché della santità, diceva: questo santo ha lavorato con il cuore, ha raggiunto la vetta della santità, quindi l'ex voto significa stare con il santo, vicino a lui, da cuore a cuore. Allora Vincenzo, padre Vincenzo Fabbri, per averci portato e per averci portato veramente in tutto il mondo, perché abbiamo scoperto che si festeggia perfino in Australia. Sì Giacomo, io ora vorrei sentire un po' i ragazzi che sono venuti a trovarci. Iniziamo da Paola. Paola, buongiorno. Buongiorno. Paola, posso chiederti quanti anni hai? 20. 20 anni, sei giovanissima. Ma la figura di un santo, San Gabriele, cosa dice una ragazza giovane come te? San Gabriele penso sia un santo molto vicino a noi, perché era molto semplice, non è una figura impossibile da leggere e da capire. Penso che noi giovani in lui ci possiamo rivedere anche molto, perché appunto lui non nasce già santo, diciamo, era un giovane come noi, gli piaceva divertirsi, ballare, i bei vestiti, quindi anche l'apparenza, e sono le cose che spesso attraggono noi giovani. E poi invece ha capito che nella semplicità poteva dare molto di più e poteva anche ritrovarsi. E penso sia proprio la strada che spesso anche noi ragazzi, per quanto magari vogliamo ricercare le apparenze, i bei costumi,
poi capiamo che in realtà dentro di noi tutte queste cose non ci danno nulla. E quindi nella semplicità del santo che era e che è, ci può dare quella strada che appunto può farci capire che non dobbiamo fare chissà quali grandi cose, basta semplicemente seguire appunto una strada, quella del Signore, che può aiutarci a capire effettivamente quello che ci fa stare bene. Oh, grazie, Paolo. Sentire anche Annalisa, che 23 anni, studi chimica, e uno come San Gabriele della Dolorata, che cosa racconta a te? Appunto che quello che conta in effetti è essere, non apparire, quindi trovare la semplicità in tutto quello che si fa senza ricercare cose che alla fine non ci riempiono pienamente nella vita di tutti i giorni, sì. In famiglia, nello studio è facile farlo, cioè, oppure diciamo il cammino dei santi forse ci aiuta anche magari a tenere la bussola puntata in una direzione. Sì, è un po' una linea guida, appunto magari in momenti in cui ci sentiamo un po' persi, un po' spaesati, comunque pensare appunto in questo caso San Gabriele, che appunto è molto vicino a noi giovani, ci fa appunto capire cosa è giusto fare in quel momento e cosa ci fa stare bene. Grazie Annalisa, e continuiamo a raccontare proprio la festa di San Gabriele. Siamo stati a Teramo, a Roma, ora vogliamo andare in provincia di Latina, andiamo ad Itri, dove troviamo padre Antonio Rungi, che è superiore della comunità passionista di Itri e Civita. Buongiorno padre Antonio. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Padre Antonio, come stanno andando i festeggiamenti? A che punto siete? Certamente vanno benissimo per noi, perché puntiamo sull'aspetto spirituale della festa. E infatti abbiamo fatto un triduo, abbiamo celebrato al mattino, alla sera, e stasera concludiamo con una bellissima celebrazione presieduta dal sottoscritto, con i confratelli della comunità di Itri. C'è stata un'ottima partecipazione al triduo di preparazione e anche a quello che è stata l'esperienza forte che abbiamo fatto in questi giorni meditando su San Gabriele della Dolorata. Certamente è tempo un po' difficile per tutti quanti noi, come ben sapete, in quanto un po' il Covid, un po' l'attività anche giornaliera che ingloba l'impegno del lavoro. Certamente oggi non è che abbiamo avuto un grande afflusso, però quanto la festa è stata di domenica, certamente abbiamo avuto maggiore partecipazione. Padre Antonio, sappiamo che custodite anche una reliquia, è corretto? Sì, esattamente, una bellissima reliquia, tra le più significative nell'ambito dell'esperienza del culto di San Gabriele della Dolorata a livello mondiale. Ce l'abbiamo proprio qui in convento esposta, e stasera sarà anche oggetto di culto dei fedeli qui di Itri. È un frammento delle ossa di San Gabriele della Dolorata, attestato questa reliquia 1945, quindi diciamo che è autentica, anche perché sapete benissimo queste cose le attestano i postulatori generali. E a suo tempo è stato il nostro postulatore generale a darci questa possibilità di poter usufruire di questo elemento di culto particolarmente sentito qui a Itri, ed è un riferimento spirituale anche in questi giorni per noi qui di Itri. Grazie, grazie padre Antonio Rungi, e buona festa di San Gabriele, grazie. Grazie a voi. Don Antonio, anche voi qui a Roma custodite delle reliquie del santo. Sì. E anche voi fate una bellissima processione, dovremmo avere delle immagini. Perché queste reliquie sono così importanti e quali reliquie avete custodite? Noi abbiamo delle reliquie, delle ossa del santo, ma sono importanti perché la reliquia, cioè i resti, ci dicono che è concreto, che è reale, che è esistito, non è solo lo scritto su una pagina di un libro. E la processione è stata bella perché quest'anno abbiamo scelto di non pregare il rosario, ma di leggere meditazioni per lavorare col cuore, come diceva il padre, questo giovane ha lavorato col cuore. Per lavorare con il cuore abbiamo letto meditazioni sulla bellezza della fragilità. Io pensavo che avrebbe colpito i giovani che sono stati colpiti,
ma le lacrime agli occhi ce le avevano gli adulti. Secondo me perché da adulti possiamo riconoscere quante volte abbiamo nascosto la fragilità. E mentre lavorarci, tirarla fuori davanti al Signore, davanti a se stessi e agli altri, è bello. Allora la processione è stata così, e canti a festa e poi queste riflessioni tratte da un bel libro, è stata molto sentita, è stata molto, molto bella. Continuiamo l'aria di festa allora, ritornando al santuario di Isola Gran Sasso. Padre Raffaele De Fulvio, sappiamo che sei in compagnia, ecco, ti vediamo circondato da sì. pellegrini che alle 9.40 del mattino stanno popolando veramente il santuario. Che aria c'è? Di chi si tratta? Chi sono? Sono pellegrini che vengono da Chieti. San Salvo. Immagino che anche loro appunto saranno... Prego, raccontaci. Loro quando arrivano, arrivano cantando. Volevo farvi sentire un pezzo di questo brano che cantano a San Gabriele. Oh caro San Gabriele, noi veniamo da lontano per le grazie che ci fai, noi ti veniamo a ringraziare per le grazie che ci fai, noi ti veniamo a ringraziare. Ancora? Beh, sono proprio questi atteggiamenti di devozione e di amore a San Gabriele, e lo fanno ogni gradino, perché per arrivare al santuario c'è una scalinata da percorrere e ogni gradino è un passo in più per avvicinarsi a San Gabriele, con il canto proprio dedicato alle scale di San Gabriele. E con noi c'è anche un altro fratello invece che viene ancora da più lontano. Tu vieni da dove? Da San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. E ancora sei partito questa mattina? Siamo partiti ieri sera alle 10 e siamo arrivati stamattina verso le 5:15. Grazie, grazie Padre Raffaele, ci fai scoprire davvero i tanti fedeli che arrivano da ogni parte d'Italia. E allora a noi non ci resta che augurarvi buona festa, buon proseguimento della festa di San Gabriele. Grazie. 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 Buona festa. Grazie, grazie. Buona festa a voi. Abbiamo detto allora Don Antonio, un santo giovane che parla ai giovani, si è parlato anche di dialogo vero che va ricercato laddove i giovani ci sono. Volevo chiedere una cosa a Riccardo rispetto a ciò che prima ci diceva Don Antonio. È vero che questo mondo dei grandi non ha orecchie sufficienti per ascoltare la voce di chi è giovane? C'è un qualche cosa che manca fra questi due mondi? Sì, cioè nel senso comunque... al di là di essere grandi o meno, c'è una difficoltà in tutti nell'accettare le proprie fragilità, diciamo. Quindi c'è chi fa un percorso che può essere di vario genere, che non le nasconde più, e quando le nascondi diventa difficile anche vederle negli altri e quindi ascoltarle, perché ti rispecchiano quello che tu, insomma, che tu non vuoi vedere. Quindi è molto importante questo, secondo me, questo passaggio dell'imparare a essere fragili. Insomma, quindi questo. Paola, grazie. Abbiamo pochissimi secondi. Te la senti di concludere la puntata, visto che sei una ragazza giovane, molto attiva in parrocchia, un augurio che fai a te e ai tuoi coetanei, ai giovani, proprio seguendo l'insegnamento di San Gabriele. Cosa ti auguri? Allora, io auguro a me, come a tutti i giovani, diciamo, di riscoprirsi semplici e di non avere mai paura appunto di accettare le proprie fragilità, perché poi alla fine una guida arriva sempre. E quindi di accettare quello che siamo con semplicità e soprattutto comunque con simpatia. Mi sembra, Don Antonio, la chiusura più bella per questa puntata. Benissimo. Grazie. Grazie. Grazie Don Antonio per essere stato con noi. Grazie Paola, Annalisa e Riccardo. Venite con noi, alzatevi in piedi, venite qua a salutare, perché la puntata di quest'oggi si conclude ed è una puntata di festa, è stata festa anche grazie a voi. Quindi un altro applauso per voi.
Noi ci salutiamo, ci ritroviamo domani vi portiamo a Treviglio per la Madonna delle Lacrime, ma adesso vi portiamo nel nostro studio medico, anzi quello di Monica Di Loreto con il mio medico. A te Monica. Grazie, buongiorno.